Dunque, la notizia in primo piano è questa: ha lasciato il supercarcere dell'Aquila per buona condotta Leonardo Ciaccio, ritenuto il braccio destro di Matteo Messina Denaro. Mai pentito, Ciaccio, dopo la condanna per omicidio, associazione mafiosa e altri reati legati al traffico di droga, appunto non si è mai pentito, lavorerà nella biblioteca di Sulmona. Il via libera è arrivato dal Tribunale della Libertà dell'Aquila e dallo stesso comune di Sulmona. Ciaccio sarebbe l'uomo di Cosa Nostra che è stato più vicino a Messina Denaro. Lasciando il supercarcere dell'Aquila, completerà la sua condanna all'ergastolo inflitta a suo tempo dalla Corte d'Appello di Palermo con una pena accessoria. Infatti potrà lavorare come volontario nella biblioteca museale di Sulmona dopo quella che è stata definita condotta irreprensibile durante il suo stato di detenzione. La notizia sta creando un certo allarme a Sulmona, vista la caratura del personaggio e anche i precedenti legati al territorio abruzzese. Ciaccio, anche lui appartenente al mandamento di Castelvetrano, è stato condannato al carcere a vita in Cassazione nel febbraio del 2004 al termine del maxi processo alla mafia trapanese che si concluse con 30 ergastoli.